Fair play. Con questa prerogativa si gioca l'appendice stagionale del settore giovanile provinciale. Nessun playoff, ma partecipazione riservata alle squadre che si sono distinte per correttezza e sportività durante il campionato. Tra queste il Real Trecastagni allievi di diritto tra le sei compagini divise in due triangolari, le cui prime classificate andranno a sfidarsi in finalissima. Fair play doveva essere e fair play è stato alla Carlina in gara 2. Sin qui l'obiettivo pienamente centrato nella domenica che ha coinvolto i gialloblu e il Paternò. Equa posta in palio che rispecchia l'andamento del match, che rimanda i destini del passaggio in finale al prossimo fine settimana, ma che, in fondo, lascia l'amaro in bocca al team guidato da Filippo Lamonica, che, a 8 giorni di distanza dal rocambolesco 2-2 che la Procalcio è riuscita a conquistare in extremis, sblocca il risultato per primo e deve arrendersi poco dopo. Risultato 2 punti in classifica, sarà dunque Paternò Procalcio a determinare la squadra che staccherà il pass per la finalissima di questa competizione. In caso di parità passerà in secondo piano l'eventuale differenza reti e si farà fede a una graduatoria disciplinare all'interno del triangolare. Sin qui gli aspetti della manifestazione organizzata dalla FIGC Catania. Per la cronaca della partita registriamo un pericolo dalla distanza firmato Lucio Sciacca in avvio e uno di Capitan Latina intorno alla mezz'ora. Il buon momento del Real, che spinge alla ricerca del vantaggio, viene evidenziato da questo tentativo a incornare di Castorina che non va a buon fine. Il Paternò del primo tempo è tutto in questa giocata di fantasia di Fallica. Nella ripresa gli ospiti emulano i padroni di casa del primo tempo e crescono col passare dei minuti. Beato si incunea tra le incerte maglie difensive avversarie, ma angola troppo il diagonale. Poi il funambolico Cunzolo non chiude in maniera efficace un triangolo con Scarpato. Real graziato, solo una scossa può riportarlo fuori da una sorta di assoggettamento da parte del Paternò. A suonare la carica è uno dei trascinatori, Renato Centamore, che davanti a una prateria tenta l'assolo sottoporta e viene a contatto con Cavallaro nel cuore dell'area di rigore. L'arbitro Messina di Acireale non ha dubbi e concede la massima punizione. Dagli 11 metri Latina si fa ipnotizzare dall'estremo avversario e fallisce un match point per invertire la rotta della partita. I portieri si ergono a protagonisti in questo scorcio di metà ripresa. Ballarò esce tempestivamente su una percussione di Beato. L'azione prosegue con Cunzolo che invita a nozze Scarpato. Il Real si salva come può. Quindi lo stesso attaccante ospite a difesa del pallone viene a contatto con il portiere del Real. Per Messina è tutto regolare. Il gol è nell'aria e a realizzarlo è il Real a 10 dal termine. Mario Sciacca telecomanda un lancio per il motorino di sinistra Centamore che converge verso la porta. Lo sfortunato Lofaro si avventa sul pallone nel tentativo di allontanare e insacca la più classica delle autoreti. La gioia dura davvero poco perché un liscio difensivo spalanca le porte all'uomo più pericoloso del Paternò, Cunzolo, e la vittoria dei gialloblu va in fumo. C'è il tempo per un'altra percussione, sempre di Cunzolo, ma Ballarò capisce tutto, e di Latina che tenta il jolly da fuori area ma esalta Cavallaro. Real Trecastagni Paternò, seconda giornata di Coppa Fair Play Girone A, finisce 1-1. Oggi è stata una partita molto combattuta, una partita equilibrata e alla fine penso che il pari sia il risultato più corretto per quello che hanno fatto le due squadre. C'è il rammarico sia in questa che nella scorsa di aver agli ultimi minuti fatto rimontare, ci hanno rimontato, quindi adesso dobbiamo aspettare l'ultima partita per vedere se siamo qualificati alla finale. Mancata un poco di fluidità nella manovra, anche per merito degli avversari, che questo gli va riconosciuto, e poi è stata una partita episodica, degli episodi che loro potevano
potevano portarsi in vantaggio. Noi abbiamo anche avuto l'occasione del rigore e poi sull'1-0 siamo stati poco attenti su un'uscita difensiva e sono stati bravi loro a rimontarci, però non ho nulla da recriminare. Siamo arrivati a maggio a fare due partite gagliarde, a sciogliere questa coppa, e alla fine sono soddisfatto anche se non ci dovessimo qualificare. C'è una classifica parallela che è una classifica che è la classifica disciplina, in quanto questa è una coppa disciplina, quindi contano i cartellini subiti. Ogni cartellino che prendi ti scalano il punteggio che hai fatto, che hai ottenuto nella partita, quindi in base anche al numero di gialli, al numero di rossi o di allontanamenti tecnici e varie, poi viene scalata, quindi c'è anche questa considerazione da fare, quindi bisogna stare attento anche ai cartellini, ecco, per andare poi a qualificarsi. Comunque vada, al di là di aspetti tecnici e qualitativi di questa squadra, è stato importante arrivare a partecipare a una competizione del genere, perché il fair play crediamo appunto che si ponga al di sopra di tutte le cose. Questo è un merito non solo da parte tua ma anche da parte della società. Ha detto benissimo, prima di parlare di tecnica, noi siamo degli educatori, la società, noi siamo tutti degli educatori e dobbiamo anche educare i ragazzi. È infatti un vanto per noi aver potuto disputare questa coppa, anche perché sono ragazzi giovani che hanno bisogno di crescere, non è sempre facile educarli sotto un punto di vista, quindi faccio i complimenti anche alla Procalcio e al Paternò che si sono dimostrate educate anche esse. Il calcio di rigore è parato. Ci descrivi come hai potuto ipnotizzare? Più che altro ero deciso su quello che lo volevo parare, quindi ero deciso su quello che volevo fare ed ero abbastanza concentrato come è andata. Noi siamo una bella squadra perché abbiamo compattezza, abbiamo un bel feeling, quindi nessun problema nella prossima partita, perché abbiamo davvero una grande intesa tra di noi e siamo abbastanza bravi, posso dire. Penso che il pareggio sia il risultato più giusto, anche se qualche occasione sprecata da parte nostra, però alla fine l'1-1 ci sta bene, dai. La squadra è molto giovane, in campo comunque parlano, qualcuno parla un po' troppo, qualcuno un po' meno, ma mai senza superare i limiti. Quindi sì, questo è comunque un motivo d'orgoglio e i complimenti vanno sicuramente ai ragazzi. Purtroppo abbiamo deciso noi su un errore purtroppo nostro difensivo, e ci è capitato diverse volte in questa stagione prendere il gol, ma comunque anche la squadra avversaria è una squadra abbastanza tosta, quindi una bella squadra. Poi anche soprattutto sono contento perché veramente ragazzi educati, e questo secondo me il calcio è questo, cioè, poi la partita si può vincere, si può perdere, ci mancherebbe, gli episodi sono episodi, li vediamo anche nelle serie maggiori, però la cosa più bella è che veramente abbiamo affrontato una squadra corretta, veramente, sono contento da questo punto di vista, sia i nostri ragazzi che i loro ragazzi, cioè due squadre veramente corrette, quello che effettivamente si dovrebbe fare ogni domenica. Ed è questo, diciamo, il significato per cui siete qua? Certo, certo, infatti ci siamo classificati tra le prime squadre, quindi appunto per questo facciamo, ed è un motivo d'orgoglio per una società partecipare a una Coppa Fair Play, non è da tutti, tra l'altro è il primo anno anche che siamo noi su campo, quindi soprattutto con la squadra allievi, e più anno che le altre castagne la squadra allievi. I ragazzi si sono sempre comportati anche durante il campionato molto correttamente, nonostante diversi episodi, però è così, il calcio è questo, anzi il calcio deve essere questo. Se devo essere sincero, sto lavorando da circa 2 mesi, quindi non è una cosa da oggi a domani. Ci sono una quindicina, ventina di ragazzi che devono arrivare, infatti lunedì già ho i primi appuntamenti, perché noi stiamo mettendo su non solo la squadra allievi ma anche altre categorie, per cui il nostro progetto e obiettivo è quello lì, quindi non andremo avanti in questa maniera, non ci fermeremo in estate, faremo certamente meno allenamenti perché i ragazzi sono stanchi, d'altronde c'è da premettere che è un campionato lungo, 24 partite, neanche in Serie A quasi quasi, voglio dire, quindi i ragazzi sono anche stanchi, per cui per ora infatti martedì noi giovedì ci allineeremo normalmente, dobbiamo anche integrare questi ragazzi, quindi capire anche come impostare le due squadre, e niente, penso che comunque ci divertiremo ancora. Sì, sono contento della mia prestazione, però ovviamente dovevamo dare tutti un po' di più per vincere, non è stato abbastanza. Sono contento di essere arrivato fin qui e spero di arrivare in finale e concludere bene questa stagione. E il futuro? E in futuro non ho ben chiaro quello che voglio fare, forse rimarrò e cercherò di dare il massimo, ancora più di quest'anno. Ne avete già discusso con la società, con i dirigenti, col tecnico? Diciamo, sotto alcuni aspetti sì, però non del tutto ancora. Ci sono state alcune occasioni che non le abbiamo sfruttate al meglio, ecco, anche per quanto riguarda il rigore. Anche in fase difensiva non abbiamo forse dato il massimo.
al di là comunque della stagione, ecco, non prosperosa, comunque sia ci siamo distinti per la nostra, diciamo così, educazione, e quindi non, ecco, appunto per questo abbiamo fatto parte di questo torneo che ci può chiaramente fare onore. Germano Castorina vestirà ancora il gialloblu il prossimo anno? Da discutere ancora con la società, ecco, un po' incerto. Turi Cavallaro, ne approfittiamo dopo questa partita degli allievi per dire quel che resta, diciamo, le ultimissime settimane per quanto riguarda il settore giovanile e l'attività di base del Real Trecastagni. Per esordienti, pulcini e piccoli amici, cosa resta da fare da qui a metà giugno? Ancora c'è parecchio da fare, perché abbiamo delle diverse gare del campionato pulcini, dobbiamo completare il campionato. Per quanto riguarda gli esordienti abbiamo circa 4 gare ancora da disputare, e abbiamo un torneo a cui partecipiamo, uno o due tornei ancora, il secondo non siamo certi, e ci avviamo alla fine di questa stagione. E, diciamo, tutto sommato una stagione positiva, poco è finita la gara per quanto riguarda gli allievi, per noi è un motivo di orgoglio avere partecipato a questo torneo organizzato dalla VGC per quanto riguarda la disciplina, questo ci riempie di orgoglio. La gara è stata una classica gara di fine stagione, perché è chiaro che i ragazzi, dopo parecchi mesi che sono in attività, ultimamente hanno un po' allentato, non c'è quell'interesse che c'era durante il campionato. Comunque l'importante è che è finito tutto bene, non si è fatto male a nessuno, la gara è stata disputata con la massima sportività, e su questo diciamo che è uno degli argomenti principali per quanto riguarda questa gara. L'obiettivo era questo, di questo torneo, lo abbiamo raggiunto, che abbiamo concluso la stagione nel migliore dei modi, anche sotto l'aspetto disciplinare per quanto riguarda gli allievi. Per quanto riguarda l'attività di base, ci avviamo alla conclusione, faremo la festa a metà giugno. Diciamo la data precisamente, 16 o 17, ancora non è stabilita? No, ancora aspettiamo il benestare da parte del comune, noi abbiamo fatto la richiesta circa oltre un mese fa, aspettiamo da un momento all'altro l'autorizzazione, e poi magari daremo il giorno e l'ora per la manifestazione che concluderà la stagione. Verranno lì svelate delle possibili novità su quello che sarà il futuro? Ma noi abbiamo una riunione, diciamo, importante a fine mese, poi ci terranno le basi per la nuova stagione. È un discorso ancora prematuro, come ho detto nelle altre occasioni. Speriamo di poter fare bene anche per il futuro, anche se, diciamo, ci sono tante se e tanti ma speriamo di poter fare bene per quanto riguarda la prossima stagione 2018-2019.